Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Gli oggetti nascondono sempre qualcosa di speciale. Punto di domanda o punto esclamativo lo chiedo alla nostra ospite, Silvia De Giorgi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, assolutamente punto esclamativo. Punto esclamativo. Che cosa nascondono a tuo giudizio? Beh, tutti gli oggetti nascondono dei ricordi, delle sensazioni e a mio avviso anche un'anima. Fantastica definizione. Tanto diciamo un attimo chi sei. Sei un interior designer, protagonista del pomeriggio, delle domeniche pomeriggio di Fine Living, 17:10-18:10, con Rulof a redare a tutti i costi, che è un programma, una novità di Fine Living. Siamo proprio noi, Rulof è il mio aiutante, lui è uno youtuber, persona incredibile, crea qualunque cosa, e io sono la designer un po' esaurita che prima fa una casa che costa un sacco di soldi e poi come per magia spende un decimo e accontenta tutti. Ti vorrei chiedere questo, per certi lavori, per arredare un po' le location in cui vi hanno mandato ci vorrebbero veramente un sacco di soldi, come riuscite ad arredarlo bene, a creare qualcosa di bello e anche magico allo stesso tempo utilizzando un budget molto limitato? Lì deve uscire la mia creatività. A quel punto, nel momento in cui io scopro che posso spendere molto poco, devo trovare il sistema per giocare con i colori, per giocare con i materiali, per scovare nei mercatini piuttosto che nei siti online o in negozi un po' in giro per la provincia tutti i mobili che mi servono. E poi l'aiuto magico di Rulof, che quando io sono proprio in crisi e non so da che parte sbattere la testa, prende, subentra in aiuto alla sottoscritta e risolve il problema creando l'oggetto. Lui, specifichiamo, ha detto youtuber, ma è anche si occupa di bricolage, quindi anche lui è un creativo. È un maker a tutti gli effetti, un creativo, ha delle idee stranissime e ogni tanto un po' pazzo. Anche tu non mi sembra che sia molto lontano dalla pazzia, dai. Mad Woman, io dico sempre che sono Silvia Wonderland e quindi un po' di sana pazzia per un creativo ci sta sempre. No, ci vuole sempre, perché altrimenti si crea la metà, il risultato è sempre la metà. Ti faccio un'altra domanda, quali difficoltà incontrate solitamente, quali sono per la maggiore le difficoltà incontrate da te e da Rulof nel dover creare un po' tutti i lavori che poi mostrate? In realtà la difficoltà è stata quella delle tempistiche, perché erano sempre molto strette, del fatto di reperire degli oggetti di recupero interessanti per poter sostituire gli oggetti di design, e poi una difficoltà oggettiva, il caldo terribile con il quale abbiamo lavorato che ci ha sciolto. È vero che i divani sono stati un po' al centro dell'attenzione, almeno quanto leggevo. Assolutamente sì, il divano è il centro dell'attenzione di tutti gli uomini delle famiglie in cui siamo stati. Potevo realmente non mettere nulla nelle stanze, mettere un grande divano comodo e confortevole e loro sarebbero stati contenti comunque. Fantastico, quindi la risoluzione del problema la si trova al volo. Assolutamente sì, grande divano di fronte a TV. Senti, ti chiedo un'ultima cosa. Intanto diciamo, ricordiamo la fascia oraria 17:10, 17:40 per ogni domenica, per altre 6 domeniche se non sbaglio. Sì, esatto, abbiamo registrato 12 puntate più 2 best, quindi faremo compagnia al pubblico di Fine Living per altre 6 domeniche. Insomma, è finito Sanremo, avete cominciato voi a cantarle praticamente. Ovviamente eravamo lì pronti e alla prima una delle bimbe che è venuta a casa mia a vederla ha detto: ma tu quando è che canti? Ho detto: no amore, abbiamo capito malissimo. E lei ha detto: ma non fai rock and roll? No. Fantastico, io ti ringrazio Silvia per essere stata ospite di 3 minuti con... Grazie a te assolutamente di avermi invitata. E appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata.